questo numero del Salus TG, la Fnomceo celebra 40 anni dell'SSN. Il piano, vaccino antimorbillo e rosolia a 800.000 giovani. Ostetrica rifiuta il vaccino, licenziata. Era la fine del 1978 quando l'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, promulgò la legge 833 che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale. A 40 anni da quella data l'SSN viene celebrato a Roma dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, la Fromceo. Il regionalismo dovrebbe farsi carico di quelle che sono le problematiche del sistema. Certo, attraverso un aumento del finanziamento, ma attraverso un sistema che sia anche solidale fra le regioni. 40 anni di Servizio Sanitario Nazionale, luci e ombre, che cosa si può migliorare? Allora, luci tante, perché i risultati ad oggi sono stati positivi grazie all'impegno dei medici e di tutto il personale del Sistema Sanitario Nazionale. Vaccinare 800.000 adolescenti e giovani adulti contro morbillo e rosolia, di cui almeno 500.000 già nel 2019, senza alcuna forma di obbligo ma attraverso un sistema di incentivi da concordare con le istituzioni scolastiche e sportive. È il piano a cui sta lavorando il Ministero della Salute, come spiega Vittorio De Micheli, coordinatore del tavolo indipendente sui vaccini voluto dal Ministro della Salute Giulia Grillo. Secondo De Micheli, nella migliore delle ipotesi, possiamo puntare a vaccinare nel 2019 almeno il 60% di questa popolazione suscettibile al morbillo, composta da 20-30enni che non si sono vaccinati da piccoli o non hanno avuto la malattia. Licenziamento per giusta causa e senza preavviso per un'ostetrica dell'ospedale di Macerata, che, assegnata a un reparto a rischio, non si è adeguata all'ordine di servizio che prescriveva la vaccinazione. Lo scrive il Corriere Adriatico, che riporta la decisione presa dall'azienda sanitaria unica regionale. L'ostetrica avrebbe risposto no all'invito alla vaccinazione e l'azienda sanitaria ha deciso per la risoluzione del contratto a tempo indeterminato.